trovato che è una cosa molto giusta, perché di storia se ne parla, di tradizioni se ne parla, però di ambiente non si parla mai abbastanza. E non solo è importante, perché essere, diciamo, consapevoli dell'ambiente che ci sta intorno, di mantenerlo, di migliorarlo, significa intanto pensare al nostro benessere, a vivere meglio, significa consegnare a chi verrà dopo di noi un mondo veramente con un ambiente integro, no? Pieno di discariche, pieno di rifiuti. Quindi ecco, io trovo questa iniziativa bellissima per tanti motivi, perché mette a confronto due generazioni che sono quelle dei nonni e dei nipoti, che il dialogo tra le quali è fondamentale, perché è l'incontrarsi di due epoche diverse, è uno scambio di valori, è un dialogo, narrazioni che tra nonni e nipoti, insomma, veramente rappresenta una ricchezza tale che giustifica il perché questa iniziativa da tanti anni oramai continui e abbia partner sempre più eccellenti. Ho sentito parlare, ecco, di archi, di università, insomma, non è che stiamo che è una cosa così semplicemente di quartiere. Quindi io sono felice di essere qui, e perché tutto ciò che è ambiente mi interessa, dalla mattina alla sera mi adopero perché questa città sia più bella, perché sia più pulita. Credetemi che è un lavoro difficile, quasi impossibile, però ecco, io ci credo, e vedere che qui c'è, ci sono persone come voi che sono attente a questo mi riempie di piacere. Sono felice che abbiate fatto questo prospetto e mi auguro che in tutta la città si diffondano queste iniziative, proprio perché poi noi quest'anno, adesso abbiamo a Viterbo un sindaco che è molto sensibile al verde, è competente ed è veramente una persona che sta dietro, ed è suo desiderio proprio che perché nessun pezzettino di verde venga trascurato, fare proprio dei piccoli appaltini, creare delle cooperative di giovani, anche di volontari se ci fossero, ecco, nonni e nipoti. E per qualsiasi cosa, per quel poco che possiamo fare, ecco, noi ci saremo sempre. Grazie. Contate pure su di me, cercatemi, e se c'è da dare una mano ci sarà sempre. Grazie ancora.